Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Ieri abbiamo annunciato l'ufficialità per quanto riguarda l'aumento delle pensioni di invalidità nel 2023. Anche se si attende ancora un annuncio ufficiale da parte del governo Draghi, sembra ormai certo che tale aumento avverrà finalmente. Ma i milioni di pensionati si stanno chiedendo di quanto sarà. Vediamolo insieme in questo breve video. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. In ricezione alla sentenza della Corte Costituzionale, il governo Draghi ha annunciato un nuovo DDL al DEF, ovvero il documento di economia e finanza. Tale DDL riguarda proprio l'aumento delle pensioni di invalidità, il cui valore per il 2022, ricordiamolo ancora una volta, è pari a 291,98 euro. Ad annunciare l'aumento delle pensioni di invalidità è stato direttamente il ministro delle disabilità Erika Stefani, precisando che agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi l'aumento previsto viene riconosciuto di ufficio e purtroppo si stima sarà nell'ordine di qualche euro. Quindi, rispettando gli specifici limiti reddituali del 2022, gli aumenti stimati delle pensioni di reversibilità potrebbero portare ad aumenti da 991,98 euro a circa 300 euro, considerando che il precedente aumento era stato da 285,66 euro del 2019 a 286,81 euro per il 2020, dunque poco più di un euro. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere, come sempre, qui sotto nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.